Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video e ormai, lo diciamo un'altra volta, sperando che sia l'ultima, l'attesa per Infinity War è praticamente giunta alla fine. Ormai manca uno o due giorni alla... appunto all'uscita nelle nostre sale di questo film, e torniamo ancora una volta a fare un po' di video antipasti tra virgolette, perché se non avete visto il video che ho pubblicato qualche giorno fa dove parlavamo di Infinity, una delle saghe che più ha influenzato probabilmente la scrittura e lo sviluppo proprio di questa pellicola, oggi facciamo una piccola chiacchierata un po' sul Marvel Cinematic Universe, su questo enorme progetto che appunto ha visto coinvolti tantissimi personaggi cinematografici del mondo Marvel, appunto nelle loro trasposizioni filmiche, diciamo così, ma anche tutta una serie di grandissimi nomi appunto del mondo del cinema, del mondo dello spettacolo, anche del mondo del fumetto, perché ci sono alcuni registi, alcuni sceneggiatori che arrivano proprio dal mondo del fumetto. Uno su tutti ovviamente è Joss Whedon, che ha proprio un po' mosso un pochino le fila di alcuni film per un po', lasciando poi in mano tutta la gestione ai fratelli Russo, che hanno proprio un po' gestito tutta la costruzione di una certa parte del Marvel Cinematic Universe, arrivando proprio a questo culmine, che è proprio il culmine di 10 anni di progetti. Io quando ci penso a questa cosa qua e dico: sono 10 anni che si sta pian piano costruendo questo universo, si sta facendo un progetto, si sta costruendo una scala per arrivare proprio a questo culmine. Se ci pensate a come era visto 10 anni fa tutto questo, è veramente incredibile. Io non penso che sia mai stato fatto un lavoro del genere a livello di non solo medialità in quanto cinema, ma proprio anche cross medialità, pensando per esempio a tutte le relazioni che ci sono fra i vari film, tra i film dei singoli personaggi e quelli che poi li vedono insieme, fra i film e le serie televisive, non solo quelle come Agents of S.H.I.E.L.D., come Agent Carter, ma anche quelle di Netflix, che comunque in qualche modo dei rimandi, delle conseguenze di quello che accade nell'universo principale comunque vengono risentiti. Insomma, è veramente stato un progetto mostruoso, con alcune storpiature, con alcuni diciamo zoppichi, cosa che insomma, trattandosi di un progetto veramente così enorme, così grande, non dico che ci possono stare, ma sono comprensibili comunque. Però veramente sono... è una cosa veramente mostruosa, e ci sono diversi film che a me sono piaciuti molto di questo progetto per arrivare proprio a Infinity War. Quindi volevo giusto raccontarvi un po' com'è il mio Marvel Cinematic Universe, i film che a me sono piaciuti di più. E poi raccontare un po' quelle che sono le aspettative che io ho per questo film, cosa mi aspetto, cosa potrebbe succedere e, perché no, anche cosa potrebbe aspettarci dopo questo Infinity War, che è sicuramente una domanda molto interessante. Alcune cose già le sappiamo, ma una trama ben definita ancora non c'è, quindi chissà cosa ci aspetterà proprio in futuro. Il Marvel Cinematic Universe sono veramente tantissimi, è composto da tantissimi film, veramente si va a toccare tantissimi ambiti del mondo dei fumetti Marvel, quindi ci sono un sacco di personaggi, ripeto, sono stati tirati in ballo. I primi che ovviamente sono stati citati sono quelli più neanche più famosi, effettivamente non è vero, quello forse più in vista e di cui praticamente avevano i diritti cinematografici all'epoca era proprio Hulk, quindi l'Hulk con Edward Norton, che poi non è stato neanche tutto sto popò di roba, e è forse uno dei film che viene meno ricordato proprio nel Marvel Cinematic Universe, perché si ricorda che il Marvel Cinematic Universe si è iniziato proprio con col primo Iron Man, col primo film di Shane Black, e che appunto di John Favreau. Non mi ricordo più mai di chi è il film, dovrei andarmi a ricercare. Comunque è poi partito da lì, insomma. Devo dire che la prima fase non mi ha entusiasmato molto. Fra i primi tre fra i tre film di origini, diciamo che forse quello che mi è piaciuto di più è Iron Man, ma devo dire che nessuno mi ha fatto impazzire, perché Capitan America proprio non mi aveva detto nulla. Thor mi aveva deluso un sacco, perché all'epoca ero già diventato un fan di Thor, l'avevo recuperato in seguito, mi aveva veramente deluso un sacco.
soprattutto per un impianto, come dire, grafico. Non mi aspettavo un Asgard fatto in quella maniera, mi aspettavo una costruzione, comunque anche dei design, della gestione dei personaggi un po' diversa, però appunto mi aveva un po' deluso. Iron Man invece era un film molto cacciarone, molto ignorante, molto appetibile, cosa che poi ha lanciato proprio Robert Downey Jr. come attore di punta del Marvel Cinematic Universe, ma non solo, anche proprio come attore in sé. Si può tranquillamente dire questo senza offesa, è stato un attore che ha fatto tanto anche negli anni precedenti a questo film, anche ai due film su Sherlock Holmes, però comunque è innegabile che sia diventato molto più in voga, molto più aperto al pubblico, tra virgolette, sia finito sotto l'attenzione appunto del pubblico proprio con questi film usciti in questo periodo. Il film della fase 1 che più sicuramente importa nel cuore, che è anche uno dei miei preferiti, è ovviamente Avengers, perché io lo definisco come il sogno bagnato di ogni nerd, che ti vedi tutti i personaggi nascere sulla cinepresa e poi li vedi tutti insieme che scazzottano l'uno a fianco all'altro. È veramente splendido, con aggiunte anche di cast che sono state all'epoca Mark Ruffalo, adesso mi sta venendo i nomi dei personaggi, però comunque Hulk, il nuovo Hulk, Occhio di Falco, la Vedova Nera, che avevamo già visto ma che qua è in azione molto più di prima e che è molto più in vista rispetto a prima, veramente sono belli, è proprio bel film, a me è piaciuto tantissimo. La fase 2 ha riservato anche lì delle buone sorprese, abbiamo visto ben 3 pellicole di Iron Man. Scusatemi, ben 2 pellicole di Iron Man. Devo dire che l'Iron Man 2 è il film che a me piace di più della trilogia di Iron Man, lo dico proprio fuori dai denti. So che non piace a molti, però si tratta sempre di gusto personale. Iron Man 3 l'ho trovato un film proprio normalissimo, come ho trovato un film anche normalissimo che addirittura qualcuno definisce come il punto più basso del Marvel Cinematic Universe, è Thor The Dark World. Devo dire, sì, non è bellissimo, non è un film splendido, non, sicuramente non uno dei migliori dell'intero Marvel Cinematic Universe, ma boh, a me non è dispiaciuto così tanto. Le ambientazioni, ecco, mi è piaciuto un pochino di più perché da quel design un pochino più non so come definirlo, un po' più futuristico, si è deciso di virare su un design oltre un pochino più dark, da delle gestioni proprio più scure, come cita proprio il nome della pellicola, anche proprio un design un po' più fantasy, che personalmente mi piace molto di più rispetto a quello che per esempio è stato fatto nel primo Thor. Si è spaziata anche un po' sulla multiversalità del non del Marvel Cinematic Universe, ma dei vari regni dei vari regni che compongono Yggdrasil, che compongono i 9 regni appunto della mitologia norrena. Insomma, sì, poi ci sono delle scene che anche a me hanno fatto un po' cadere le balle, come i vari tentativi di strappare una risata al pubblico con scenette stupide che le trovo veramente, l'ho trovata anch'io abbastanza fuori luogo, ma che ripeto, nel complesso non mi era totalmente dispiaciuto. Devo dire, il mio film preferito del Marvel Cinematic Universe è stato proprio inserito in questa fase, che è Captain America The Winter Soldier. È un film che secondo me è pazzesco, perché è una bellissima pellicola di spionaggio, è un bellissimo film d'azione, ma è anche un bellissimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, è anche uno dei più decisivi, perché in questo capitolo si è visto lo SHIELD disgregarsi, lo SHIELD che finora era un'ente governativa con un certo rispetto, diciamo, con una certa influenza, con una certa come dire, importanza, lo si è visto disgregarsi proprio in seguito alla scoperta che fondamentalmente era metà corrotto dall'Hydra. Quindi è stato molto bello anche qua vedere come la serie televisiva di Agents of SHIELD si è concatenata a questo film, tra l'altro anche in base a tutti gli altri film, devo essere sincero. Ma è stato proprio bello, perché questo è stato veramente il capitolo che più ha determinato il percorso di questa serie. L'ho trovato veramente molto molto bello, è stato inserito anche uno dei miei personaggi preferiti del Marvel Cinematic Universe, che è il Soldato d'Inverno, molto molto bello, mi è piaciuto un sacco. Si è poi arrivati a Avengers Age of Ultron, un film abbastanza buono secondo me, anche qua nessun capolavoro, nessun film migliore del Cinematic Universe, però sicuramente uno dei miei film non preferiti, però sicuramente un film buono. Ecco, devo dire, un film buono che a me comunque è piaciuto. Un altro dei miei film preferiti che è uscito proprio in questa fase, di cui mi stavo quasi dimenticando, ho fatto un errore, adesso mi ricorreggo, è I Guardiani della Galassia. È veramente
splendido, è un film spettacolare, divertente, che usa l'ironia che magari Thor Dark World aveva cercato un po' di anticipare, ma in una maniera giusta, andando anche a citare un po' quell'atmosfera anni 80 con musiche, riferimenti cinematografici e non, soprattutto la musica è molto molto importante in questo film. Bello bello bello, veramente un film coloratissimo, un film stupidissimo sotto un certo punto di vista, che però mi ha piaciuto tanto. Tra l'altro è stato anche molto sentito dal mio punto di vista, ma diciamo sentimentale, perché attorno a quel film per quanto mi riguarda è cresciuta anche un'amicizia, quindi lo porto proprio nel cuore anche per questo. E poi è uscito anche Ant-Man, un altro film molto divertente, anche qua non uno dei miei preferiti del Marvel Cinematic Universe, ma un film che introduce anche un po' quella tematica un po' dello spionaggio industriale che un po' si era già anticipata in Iron Man, che viene un po' più approfondita in Ant-Man, in questo film appunto, e che probabilmente verrà diciamo esplorata ancora di più nel sequel che uscirà proprio a luglio, Ant-Man and the Wasp, che anche qua non vedo l'ora di vedere, perché sembra già dal trailer un film veramente veramente spettacolare, molto molto divertente. La fase 3 è forse la fase che più mi ha deluso in tutto questo, semplicemente, forse solo per un film, però devo dire che anche qua si tratta di film per la maggior parte mediocri, che mi sono piaciuti un pochino, che proprio non mi sono piaciuti per niente. Devo guardare intanto i miei appunti, perché sennò mi dimentico. Che dire, Capitan America Civil War, bello, una bella scazzottata, un bel film di intrattenimento, però anche qua nulla di più. Guardiani della Galassia 2 è praticamente la prosecuzione proprio esatta del primo, amplificando ancora di più certe tematiche, come appunto quella dell'affetto, della famiglia, dell'unione tra questi personaggi, tutti outsider, tutti reietti, tutti scarti delle varie dei vari gruppi d'appartenenza tra virgolette. E poi ripeto il discorso proprio musicale, oltre proprio ai colori, ancora più colorato, ancora più schizzato, bellissimo, e che però ha lanciato un po' quello che potrebbe essere un primo hint per l'eventuale fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Thor Ragnarok per quanto mi riguarda è stata una delusione cocente. Spider-Man Homecoming è stato un film molto bello, anche qua molto colorato, molto divertente, e che ha reso giustizia secondo me al personaggio di Spider-Man, veramente mi è piaciuto, come mi è piaciuto più o meno allo stesso modo Doctor Strange. Si è tirato in ballo uno dei miei personaggi preferiti del Marvel Cinematic Universe, si è tirato in ballo la multiversalità del Marvel Cinematic Universe, anche qua si è preferito andare a toccare un po' il Doctor Strange, una via di mezzo tra quello un pochino più recente e quello invece un pochino più classico, quello di Kirby, e lì un po' più psichedelico, un po' più allucinato, però comunque molto molto bello, molto molto godibile. E poi c'è stato Black Panther, che è un film non tra i miei preferiti sicuramente, ma oggettivamente uno dei film più belli del Marvel Cinematic Universe. Un film che ha anche lanciato, non dico il tema del razzismo, non il tema del razzismo, non è giusto dire questo effettivamente, ma che comunque ha reso un po' giustizia anche al Wakanda, alla popolazione nera, perché veramente sono quasi più sono più gli attori neri, è un film quasi total black sugli attori neri. Però appunto molto 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 bello a livello oggettivo, un film bello sul Wakanda, e che appunto dalla prossima pellicola sicuramente sarà una nazione molto più aperta, sarà interessante, molto interessante anche da vedere quello. L'errore che dicevo prima è che ho inserito Iron Man 2 nella seconda fase del Marvel Cinematic Universe, non è vero, perché fa sempre parte della fase 1, chiusa parentesi. Quindi questo è proprio il percorso che si è fatto in tutti questi anni per arrivare poi a Infinity War, un film che, cacchio, prendete tutto quello che è stato messo, che è stato citato in questi film, meno Ant-Man, perché finora non si è visto, per cui non si sa se ci sarà o meno, probabilmente no. E appunto è stato tutto infilato qua dentro, e questa è proprio una cosa che a me intriga un sacco, vedere personaggi di brand, diciamo pure così, diversi, interagire tra di loro, vedere per esempio Doctor Strange parlare con Spider-Man, Star-Lord con Iron Man, Doctor Strange e Groot, non lo so, queste cose mi gaserebbero un sacco, vedere appunto queste varie, questo miscuglio così di un numero enorme di personaggi, veramente un numero enorme, per poi vedere finalmente in azione Thanos, questo cattivone che si è costruito
fino adesso, vederlo finalmente effettivamente in azione, vedere come sarà minaccioso. Speriamo che veramente non si cada nel solito cliché dei cattivi Marvel, perché sarebbe veramente veramente un enorme strafalcione. Secondo me sarebbe veramente un errore madornare, un errore colossale, perché si è presentato nel corso di tutti questi film, lo si è visto varie volte. Speriamo che gli venga veramente resa giustizia, anche perché è un personaggio dalla psicologia molto particolare, un personaggio molto nichilista, un personaggio molto dedito alla morte. Quindi chissà se vedremo anche la morte proprio nel film, una cosa che non mi è venuta in mente adesso. Vedremo magari, come si vociferava, Eva Green vestire i panni della morte, non credo proprio, però sarebbe sicuramente molto molto interessante. Vedremo l'ordine nero di Thanos, di cui ne manca un membro tratto dalla serie di Infinity, manca un membro, non so se non è stato proprio inserito o se magari dai trailer vari non è stato volutamente mostrato. Sarebbe interessante vedere anche questa cosa qua, capire come funziona. E che altro dire, veramente mi intriga un sacco vedere queste relazioni tra i personaggi, l'azione, proprio la pompa magna di come verrà gestito il tutto. Spero che ci siano dei buoni tempi, che venga gestito in maniera buona. Certo, li abbiamo già conosciuti questi personaggi, non abbiamo bisogno di come dire, entrarci più in sintonia, ormai li conosciamo tutti, sappiamo chi amiamo, sappiamo chi odiamo, sappiamo già chi molto probabilmente ci lascerà, ma non c'è bisogno proprio, appunto, di approfondire. L'unico personaggio che forse ci sarà bisogno di introdurre un pochino e che sarà interessante vedere come si incastrerà in tutto questo miscuglio di personaggi sarà Brie Larson, ovvero Capitan Marvel, che farà proprio il suo esordio qua, che si potrebbe aver già scrutato nei primi trailer, però appunto sarebbe veramente veramente figo vedere come viene introdotta questo primo personaggio, che avrà la sua prima pellicola standalone totalmente al femminile del Marvel Cinematic Universe. Ovviamente, però sarebbe veramente molto molto figo. E cosa ci aspettiamo dopo? L'int di cui vi parlavo prima di Guardiani della Galassia 2 è l'una delle scene dopo i titoli di coda, dove si vede il bozzolo di Adam Warlock. Adam Warlock, per chi non lo sapesse, è un personaggio che con il Quanto dell'Infinito e con Thanos ha una relazione veramente veramente molto molto stretta. Hanno fatto praticamente un'intera saga su proprio Warlock, su Warlock e il Quanto dell'Infinito, Warlock contro Thanos. Lo stesso Warlock, che a un certo punto impazzisce, diventa il Magus, questa creatura completamente negativa. Quindi insomma potrebbe anche essere un eventuale nemico post Thanos. Tra l'altro in questa saga proprio Thanos ritornava per dare una mano agli Avengers, comunque per combattere contro il Magus. Chissà che quindi Thanos non diventi anche un buono. Si vociferava, si parlava di Silver Surfer, cosa che purtroppo non sarà, perché non ci sarà, non ci sono ancora pienamente i diritti. Si parlava di Nova, insomma sicuramente ci si lancerà verso lo spazio. C'è questo sentore, anche perché molto probabilmente verranno a breve introdotti anche i mutanti, verranno a breve introdotti anche i Fantastici 4, quindi si dovrà puntare in qualche modo sulla multiversalità, sui viaggi nello spazio. Non lo so, veramente mi auguro anche che ci sia un lavoro di continuazione su alcuni personaggi. Spero che personaggi come Doctor Strange, come Pantera Nera, vengano in qualche modo sviluppati ulteriormente, che magari si creerà una nuova squadra, cosa che penso, una roba alla Vendicatori, nuovi Vendicatori. Spero che, una cosa che veramente mi aspetto dai tempi di The Winter Soldier, che un domani, con la morte di Capitan America o comunque il ritiro di Chris Evans come appunto viso di Capitan America, dia più spazio magari proprio a Bucky Barnes, appunto al Soldato d'Inverno, per diventare, proprio come nella saga di Capitan America rinato, il nuovo Capitan America, che sarà sicuramente molto bello. Spererei non lo diventasse Falcon, non lo so, non per discorsi razziali o così, ma proprio perché mi piace molto di più l'interpretazione che ha dato Bucky Barnes proprio nella saga di rinato, piuttosto che quella di Sam Wilson, devo essere sincero. E che dire, altri personaggi che mi piacerebbe vedere, ce ne sono veramente tanti. A me piace molto il lato Urban, quindi diciamo che spererei molto di più in uno sviluppo sulle serie televisive di Netflix, però non lo saprei, veramente non saprei quali altri personaggi potrebbero tirare in ballo a livello proprio
di film, che so, Hyperion, Sentry. Sentry sarebbe molto bello vederlo, vederlo in una nuova formazione. Poi, boh, sarà interessante vedere cosa faranno con i diritti della Fox, con i diritti di, appunto, dei Mutanti e dei Fantastici 4, vedere come incastreranno questi vari brand l'uno, l'uno con l'altro anche in, in questo discorso. Però, appunto, è veramente entusiasmante. Ripeto, una cosa del genere credo che non sia mai stata fatta. Credo che nessuno abbia mai costruito un discorso così, così ampio, così intricato, così incoerente, perché ci sono, ripeto, alcuni strafalcioni, altri invece sono, sono veramente molto molto fighi, molto molto belli vedere i vari rimandi. Ripeto, mi... queste cose mi gasano un sacco, quindi non vedo l'ora di andare a vedere Infinity War. Veramente fremo, ho paura di, del tempo che dovrò aspettare dall'uscita del film a quando riuscirò effettivamente a andarlo a vedere, perché ho paura di beccarmi qualche spoiler, è una cosa che veramente mi distruggerebbe probabilmente. Però appunto sono, sono veramente molto molto entusiasta di questo film e non vedo l'ora di vederlo a proprio... di spapranzarmi in poltrona e appunto potermi slacciare i pantaloni e godermi questo veramente orgasmo. Ci sarà poi Avengers 4, che ha detto da già dei Russo sarà un film che durerà molto di più già di questo. Sarà interessante vedere anche che cacchio faranno in questo film, cosa succederà in Avengers 4, perché per ora non si sa niente, nulla di nulla. Non lo so, veramente mi sono entusiasta adesso, anche cominciando a fare queste varie ipotesi di lucubrazioni continua a salirmi l'hype, quindi non lo so, sono veramente molto curioso di sapere cosa invece ne pensate voi, cosa vi piacerebbe vedere in questo film, nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensate di questo grande disegno Marvel? Insomma, sono come al solito aperto una discussione con voi qua sotto nei commenti. Mi raccomando, fatemi sapere anche cosa state leggendo, cosa avete letto in preparazione a Infinity War. Vi raccomando, in descrizione magari vi lascerò il link per acquistare qualche fumetto, qualche titolo su, proprio su queste tematiche. Potete comprarli come al solito su Amazon oppure su Ho Visto Cose. Come al solito vi lascerò il link anche in descrizione anche del sito di Ho Visto Cose, per potervi andare a cercare le serie che più vi interessano, che più vi aggradano. Anche magari buttandoci dentro qualche acquistino in americano, perché come sapete Ho Visto Cose rifornisce anche per fumetti spillati originali americani. Quindi se vi interessano anche queste cose, sicuramente una cosa che può interessarvi. In descrizione trovate anche tutti i miei link, ormai sapete dove andare a parare. E io niente, vi ringrazio, ci vediamo spero sempre questa settimana con il video su Infinity War, perché veramente spererei di fare un video il prima possibile, perché vuol dire che sono riuscito a vedere questo film il prima possibile. Però appunto non ce la faccio più. Io vi saluto, vi rimando ai prossimi video e ciao belli.